Allora, salve a tutti. Oggi farò la rigenerazione, prova di sbabbo, considerazioni e altre amenità su questa novità del mercato internazionale che ho in esclusiva. Il gun da 24 mm. Cose proprio stasera, cose proprio da estremo sessuali, lasciatemi dire. Gun da 24. Che voi state vedendo per la prima volta, guardate che simpatico questo atomizzatore, va bene. Anzi, rispetto ad altri atomizzatori da cloud, quelli cloud sarebbe quelli per fare i pormonazzi, i nuvolazzi, tutte queste minchiate. C'ha uno spacchime qua per il musso, dove se ci appoggia il musso, che non è troppo sbusesto, va bene, non è troppo grande, come ad esempio è quello del. Per dire del Druga, un'altra novità del mercato, è molto più grande, molto più sbusesto. Comunque, diciamo che per fare i nuvoloni, facendo finta che siate anche un attimo raffinati, ma non lo siete, siete dei rozzi, bifolchi, dozzinali e anche un po' brutti. Anzi, senza un po'. Stoppiamo questo gun. Questo è originale, ci tengo a dirlo, che questo me lo sono comprato coi soldini originale. Soldi spesi per niente, vabbè. Comunque, ecco, e andiamo a rigenerare. E come si rigenera? Questo si rigenera in dual coil. C'è questo sistema, va bene, con queste due mollette tenute da con questi due morsetti, chiamiamoli, tenuti da quattro vitine. Un sistema veramente barbaro e fa cagare il cazzo, secondo me. E vabbè, però dice che il gun c'ha la Roma. Il gun. Ma che ha la Roma, oh caca, ma se cerchi la Roma devi svapare di guancia, no, di polmone. Comunque, vedete, queste due morsette, va bene, tenute da queste quattro viti. Vedi che affizio. Per fare ciò mi sono dotato, guarda qua, di due punte da trapano, da due e mezzo, cose di lusso, cose mai viste da uno youtuber. Utilizzeremo un bellissimo 29 gauge, no, sto scherzando. Aspetta che prendo il filo da protosessuali, eccolo qua. 24 gauge, va bene, canta alla 1. Ora ne taglio due pezzetti e voi aspettate, qua guardando il nulla, va bene, perché questo, ecco qua, taglio il primo pezzetto, va bene, con il tronchesino, pappede, poi ne scippo un secondo pezzetto e lo taglio, guarda, pappede. E poi procedo a fare le due resistenze. Farò 5 spire su punta da 2,5, appunto di 24 gauge. Va bene, va bene, va bene. E allora sono 1, 2, 3, 4 e 5 spire. Avvicino le spire in questo modo, in modo tale che vengano, che risultino, camorria buttana. Che risultino lievemente separate, vedete, in questo modo qua. Vedi, in questo modo qua. Dopodiché tolgo un po' di eccedenza di qua e mi faccio l'altra coil sull'altra punta da trapano, va bene? Cerco di andare spedito per non far durare sta recensione una ventina di minuti, ma durerà lo stesso una ventina di minuti. 1, 2, 3, 4 e 5 spire, pappede, dopo le avvicino ed ecco qua la mia seconda resistenza, 5 spire su punta da 2,5. Tolgo l'altro pezzo di eccedenza e adesso che faccio, caro mio? Ci azzicco il primo cazzo di vaffanculo qua dentro, va bene, in mezzo ai morsetti, uno per polo, va bene, va bene. Ecco qua, e lo porto a questa distanza qua. Va bene? Va bene? Va bene. Dopodiché piego la gambetta in questo modo qua e l'altra gambetta in questo modo qua, in modo tale che bene o male si possa tenere da solo. Poi prendo l'altra resistenza che ho fatto. E ce la inficco nello stesso modo in questo morsetto, se ci riesco,
Questo morsetto qua, camorria puttana, qui davvero, ad ammazzare un Claudio Cesi e chi l'ha inventato, una cosa inutile, inutile, vaffanculo di merda, aspetta. Che scusate, non sono abituato con queste cose Claudio Cesi, tutto questo qua. C'è un fiocco in sesta manè. Aspetta, c'è un ficcare magari la laurea. Fanculo. Aspetta, devo tenere l'orario, se no sforo con l'orario. Ecco qua. Cioè, sforo con l'orario nel senso che fra un po' devo giustamente staccare e riattaccare. Apro un po' di più queste vitine. Stacco e riattacco. Ok, ho riattaccato. Allora, diciamo ci inficco quest'altro qua, quest'altra resistenza qua, qua sotto di qua e qua sotto di qua. Benissimo. Ecco qua. E la porto più o meno allo stesso livello dell'altra resistenza, no, più o meno. Diciamo, devono essere parallele, equidistanti, va bene, dalle torrette. Dopodiché vado a stringere le torrette, va bene, va bene, in questo modo qua, in questo modo qua, vedi, ecco qua, questa è stretta e questa è stretta, va bene. Dopodiché, innanzitutto vado a togliere le eccedenze di filo. Questa mi è venuta un po' più distante, quindi mi è venuta una cacata. Aspetta, questa la devo sistemare. Questa qua. Che bello essere youtuber fitusi, eh? Una cosa meravigliosa. Ecco qua. Ok, ecco qua. Ok, va bene. Dopodiché vado a togliere le eccedenze di filo, va bene, con il tronchesino. Eccedenza numero 1, eccedenza camorria buttana numero 2, eccedenza, va bene, numero 3, eccedenza numero 4. Ed ecco qua le nostre due resistenze, va bene, 5 spire su puntata 2,5. Dopodiché le raddrizziamo e le portiamo alla stessa altezza più o meno. Ecco qua. In questo modo qua, va bene. Vabbè, direi che come rigenerazione a cazzo di cane di merda è venuta abbastanza bene. Mi sembrano abbastanza equidistanti, abbastanza tutto e abbastanza che bella la sigaretta elettronica. Dopodiché andiamo a vedere quando ci è venuta 0,18. 0,18. Quindi un valore da pormonazzo spinto. Attiviamo e ce n'è una che si attiva prima. Allora, con la pinzetta, questa qua, che ha la parte in ceramica, questa parte è in ceramica ed è un isolatore, quindi anche se, come vedete, fate passare la corrente tra le spire,
Non prendete la corrente perché la ceramica è isolante, è un materiale isolante. Vedete? Quindi potete sistemarvi le vostre spire in santa pace. Che quando sono calde, ovviamente si modellano meglio le spire, va bene? Testiminchiate e poi devi svapare di polmone. Ma vedete quanto tempo perdono gli svapatori di polmone? Va bene così, dai. Dopodiché facciamo raffreddare un po' e ci mettiamo il cottone, va bene? E allora, da un pezzettino di cottone, io uso sempre e comunque una certa marca di cotone, sia per MTL che per DL, qua come spacchio si chiama, che è questo, che a me mi piace. Vado a scippare da un pezzettino, ora sono costretto a fare una terza parte. Devo staccare e riattaccare, aspetta. Rieccoci qua, dicevo. Devo scippare un pezzo di cottone che vada bene per una puntata 2,5. Questo forse è anche troppo. Forse un filino gliene tolgo, ecco, in questo modo qua. Questo qua. Sottiglio una delle due punte, va bene? E la inficco qua, la inficco qua, la faccio girare per bene attorno, girare dentro la resistenza, in questo modo qua, va bene? E lo stesso al ritorno. Poi prendo un altro pezzo che potrebbe andare bene per una punta da 2,5, diciamo questo pezzo qua. Anche questo mi sembra un po' troppo, ne tolgo un filino appena. Ecco qua. Ecco qua, va bene. Assottiglio una delle due punte. Ecco qua. E la inficco qua dentro qua. Dentro l'altra resistenza. Ecco. Ecco qua, ecco qua. Dopodiché taglio eccedenze a questa lunghezza qua circa. Va bene, da una parte e dall'altra. Camurria. Oh. Dopodiché, con un attrezzo qualunque. Può essere il cacciavite, il cacchio che vi pare, piegate il cotone e inficcatelo nella vaschetta, va bene? Anche di qua, così, e anche di qua, in questo modo qua, in questo modo qua. Ed ecco, rigenerato senza tanti fronzoli e senza romperci la minchia qua. Questo gun da 24, che faticata per fare poi cosa? Cloud chasing. Ma, certo che la gente ne avete da fare, eh? Comunque, andiamo a bagnare con il mio liquido preferito. Spero di averne ancora, qua ce n'è un coso posto. Vabbè. Vado a bagnare. Bagno. I due avvolgimenti per primi, poi io ne metto un bel po' dentro, va bene? La vaschetta e piano piano il cotone si bagnerà. Basta, pure troppo. Dopodiché, niente. Dopodiché, vedi come spinge, vedi come spinge, ah, come spinge. Vabbè, passiamo a fare la prova di sbavo, le considerazioni finali, bla bla, e tutte queste minchiate che già ne abbiamo perso tanto di tempo, eh. Ciao, ne? E allora eccoci qua per la seconda parte, va bene, di questa recensione. Abbiamo detto gun da 24 mm. E niente. Quindi, resistenza alla fine è venuta da 0,2, spero che si legga. 0,2 la sto spingendo a 70 watt.
Fai i nuvoloni. Altri nuvoloni. L'aroma è buono. Ma tanto sta aroma mi piace. L'unica cosa che svapo veramente volentieri in cloud. È questo. Che te devo dire, il Gun 24 è uscito nel 1974. L'hanno recensito centinaia di migliaia di youtuber prima di me. Vuoi che ti dica? Già conosci, già possibilmente già l'hai venduto tu. L'hai comprato 2 volte e l'hai rivenduto 2 volte. Ma che ti devo dire io? Che ti posso dire io? Ma che minchia svapi di polmone che non serve a niente. Che svapi di polmone. Cosa svapi? Di guancia si svapa, di guancia. Ah, questo è svapare. E vaffanculo tu. Tutta la tua razza, il Gun 24 e tutta la sua razza. Ciao, ne?